Ciao a tutti, nuovo video recensione prima delle ferie, almeno per quanto mi riguarda. Infatti credo che questo sarà l'ultimo video per quanto riguarda quest'estate, poi ci rivedremo probabilmente a settembre, a meno che non mi venga in mente qualcosa di nuovissimo, di impellente da dovervi dire in video. In ogni caso il libro di cui vi voglio parlare oggi è un libro di recentissimo acquisto perché ve l'ho mostrato anche nel video dei preferiti e si tratta di questo libro qua, Il Cerchio di Fuoco, Leggende, Folklore e Magia dei Celti di Devon Scott, che ho appunto comprato lo scorso mese. Devon Scott è un'autrice che mi piace veramente tantissimo, credo di aver recensito anche un altro dei suoi libri qua. Da anni cerco un libro che si chiama Tradizioni Perdute, che ormai è introvabile, quindi mi appello a voi se per caso riuscite a reperirlo in qualche modo di farmelo sapere, ne sarei veramente contenta. E proprio per la stima che ho di questa autrice, perché mi piace essenzialmente molto come scrive, ho deciso di comprare questo libro che è delle edizioni dell'Età dell'Acquario, nonostante parlasse di Celti, e come sapete non è una tradizione che studio o che fa parte del mio percorso. Comunque, informarsi anche su altri tipi di tradizione non fa mai male. Comunque, il percorso che io cerco di seguire in parte è comunque intessuto di tradizioni celtiche, anche perché appartenendo alle correnti del nord Europa è inevitabile che ci siano questo tipo di influenze. Comunque, dicevo, il libro costa 14,50 euro, io su Ibis mi sembra che l'ho pagato meno di così, ed è diviso come tutti i libri in capitoli. Cioè, in questo libro appunto è improntato sulla tradizione celtica ed è essenzialmente un libro che mi sento consigliare a tutti coloro che vogliono iniziare ad informarsi su questa tradizione, perché dà brevissime nozioni, non è troppo approfondito, insomma, fino nei dettagli, però può già darvi un pochino un'idea anche storica, folcloristica, mitologica appunto di questa tradizione qua. Quindi mi appello, cioè mi riferisco più che mi appello sicuramente alla parte del mio pubblico che è interessato a questo tipo di tradizione. E infatti subito nei primi capitoli si parla delle origini dei Celti, di come era strutturata la società e la famiglia presso i Celti, e secondo me queste sono cose davvero importanti da conoscere di una tradizione che si vuole seguire. Io, seguendo la tradizione nordica e interessandomi comunque in particolare di tradizione norrena, attraverso il libro La stirpe di Odino, che sto leggendo piano piano perché è un saggio molto più approfondito e molto più pesante di come può essere questo libro qui, anche lì si parla della struttura familiare e della struttura sociale della civiltà vichinga, ed è molto interessante un po' per vedere quali erano i ruoli, per cercare anche di contestualizzare appunto questi ruoli all'interno della società. Poi parla della vita religiosa e dei simboli sacri, quindi anche delle figure che erano preposte a portare avanti appunto la religione all'interno della società, e di come la società si riferiva con rispetto a queste figure religiose che diventavano poi dei punti di riferimento. E fa anche un'analisi del druido come anche combattente, quindi non solo l'immagine del signore barbuto con bastone e abito bianco in pace con la natura che magari molti di noi abbiamo. Poi parla delle divinità e infine comunque del druidismo. Poi si discosta in una seconda parte dove diciamo diventa un saggio un po' più, se vogliamo, tecnico, perché parla delle festività, quindi anche qui avete degli accenni sulle 8 festività dell'anno, di che cosa si celebrava, di che cosa si celebra, eccetera. Non ci sono rituali come può essere nei libri tipo di Dorothy Morrison o di Cunningham, piuttosto che di Buckland, piuttosto che di altri autori, però appunto c'è la parte, diciamo, che spiega la tematica delle feste. Poi parla degli yogam, e anche questo secondo me è molto importante perché credo che, non, a parte i libri specifici che in italiano credo ce ne siano veramente pochi, perché 6-7 anni fa
che un pochino mi ero interessata alla tradizione celtica quando appunto ero in cerca della mia identità pagana, avevo chiesto riguardo a libri su gli Ogam, perché era, come sapete, a me gli oracoli, gli strumenti di divinazione piacciono tantissimo, quindi era una cosa che mi sarebbe piaciuto studiare, e purtroppo in italiano mi sembra che ci fosse soltanto un libro che adesso non ricordo, che era diventato già introvabile al tempo. Quindi non che qui chissà quanto ve ne parli o quanto vi possa insegnare ad usarli, però comunque diciamo che è meglio di niente, anche perché praticamente aspettate solo un secondo che arrivo alla pagina suddetta. Praticamente vi dice le lettere che corrispondono a, cioè quali lettere corrispondono a quali alberi. Vi dà anche le 5 sillabe, si dice sillabe, che alcuni integrano e alcuni no nell'alfabeto Ogam, che sono appunto Ea, che corrisponde al pioppo tremulo, Oi che corrisponde all'edera, Ui o Pe che corrisponde al caprifoglio, Io che corrisponde all'uva spina, e CH che corrisponde al boschetto. Vi dà sia il nome in celtico che il nome in italiano, ovviamente nella traduzione, e i nomi, come sapete, degli alberi in celtico corrispondono anche al calendario che molti utilizzano anche nella tradizione Wiccan, dove appunto praticamente la divisione dei mesi è strutturata un po' diversa rispetto a quello che siamo abituati, perché i mesi, se non sbaglio, cominciano più o meno a metà del nostro mese e finiscono a metà del nostro mese dopo, e anche questi mesi appunto prendono nella tradizione i nomi di questi alberi in celtico. Qui vi fa intanto un'analisi degli zodiaci che potevano essere utilizzati, e di come appunto attraverso questi zodiaci si stabilisse una sorta di calendario, quindi quali possono essere effettivamente quelli più veritieri, piuttosto che quelli che magari sono stati adottati da qualcuno senza tanto né arte né parte. E appunto poi vi fa questa divisione dei mesi, per esempio comprende, qua non vi mette le date se non sbaglio, o forse sì, no, dei mesi come appunto trovate nel calendario pagano che si trova comunemente in giro, è postato anche su Sacerdotesse di Avalon Forum, dove ci sono anche delle feste. Apro ancora una parentesi su questa questione del calendario, perché negli anni tantissimi mi hanno chiesto delle informazioni maggiori su questo, da dove fosse stato tirato fuori, quale veridicità storica avesse, quale effettive corrispondenze con queste feste che sono segnate in particolari giorni dell'anno. Ecco, non c'è nessuna valenza storica, almeno che io sappia, che abbia conosciuto negli anni di questo calendario. È un calendario che probabilmente qualcuno anni e anni fa ha inventato, integrando dentro delle festività che potete seguire, come no, che corrispondono comunque a giorni di celebrazione in diverse tradizioni, perché trovate dalla festa degli elementi, alla festa di Iside, alla festa di Cernunnos, alla festa di, boh, non mi ricordo neanche più io chi, comunque diverse divinità di diversi pantheon. Quindi diciamo che è uno di quei purpurri che a me non piacciono tanto, però in passato ho osservato questo calendario, più che altro mi serviva anche come una sorta di monito, anche per avere una quotidianità nella mia pratica. Poi col tempo ho modificato questo calendario con altri tipi di festività. Ho tenuto alcune feste, come per esempio i giorni che erano riferiti alle piante, agli alberi, o quelle che erano riferite al popolo fatato, detto più genericamente, però boh, chiusa parentesi. Comunque appunto vi fa questa divisione dei mesi, per esempio settembre, ottobre, novembre, novembre, dicembre, dicembre, gennaio, eccetera, eccetera, dicendovi che il mese a cosa era dedicato, a quale segno zodiacale corrispondeva e a quale albero corrispondeva. Quindi può essere interessante per voi, anche qualora vogliate seguire questa tradizione, integrarlo. In più vi dà attraverso lo zodiaco di Karnak, che fa sempre parte dell'astrologia celtica, mi dà un'ulteriore suddivisione, diciamo, dei mesi, perché prende delle
date che vanno più o meno per dirvi di 10 giorni in 10 giorni, e anche qui per ogni mese, cioè divide il mese da 10-10 più o meno, e vi dà una corrispondenza attraverso gli alberi. E boh, per esempio, vi fa dal 15 al 24 marzo al Sambuco, dal 25 marzo al 4 aprile il Pero, dal 5 al 14 aprile l'Olmo, dal 5 al 24 aprile la Quercia. Comunque, andando avanti così, poi c'è un altro zodiaco che è quello di Patterson, che è appunto quello che è più in voga nella tradizione Wicca, che appunto è quello che divide i mesi più o meno da metà a metà dei nostri mesi normali, e gli dà appunto i nomi celtici. Per esempio, dal 24 dicembre al 20 gennaio è Beite, ovvero la betulla. Dal 21 gennaio al 17 febbraio Louise, che è il sorbo rosso, eccetera, eccetera. E diciamo che va avanti così attraverso l'analisi di altri zodiaci a appunto analizzare periodi e nomi, giorni, segni zodiacali, eccetera. Quindi è una cosa un po' curiosa, un approfondimento che non è così solito trovare nei libri, almeno è la prima volta che io lo trovo. Dopodiché passa al capitolo dove vi spiega appunto gli alberi che sono utilizzati poi per fare gli yogam, diciamo in un modo un po' più approfondito, perché vi dà appunto a che mese corrispondono, quanto dura quel mese, la festività a cui è abbinato quell'albero, l'animale a cui è abbinato, il colore, la divinità e la simbologia dell'albero. Ovviamente non per tutti c'è questa scheda, alcune sono un po' più brevi, altre un po' più grandi, però anche queste sono molto curiose anche nello studio degli alberi, insomma. Andando avanti, appunto, vi fa l'analisi di ben 20 simboli, parla poi finalmente della magia dei Celti e di varie informazioni. Qui appunto affronta poi anche le 8 festività dell'anno. E poi si incomincia a parlare del popolo fatato, delle considerazioni, delle leggende, insomma, di come erano visti alcuni esseri attraverso la tradizione celtica e di come sono ancora visti oggi, in alcuni tipi di tradizione. Poi vi parla dei megaliti, quindi vi fa conoscere alcuni siti megalitici più importanti in Italia, tra cui anche appunto Stone Age, piuttosto che altri, adesso i nomi mi vengono a meno. Sono andata troppo indietro, e quindi vi dà anche diciamo una sorta di storicità di questi siti, ecco, tipo quello di Karnak, sempre i megaliti di Kalanish e di Karmario, i dolmen di Teledesmacendes, che le mie pronunce le sapete, sono bellissime, eccetera, eccetera. Comunque vi racconta un po' la storia di questi siti megalitici, per esempio anche di Stone Age, e vi dice come probabilmente è stato modificato nel tempo. So che recentemente hanno fatto un servizio anche a Voyager dove hanno detto praticamente, io non l'ho visto quindi non lo so, mi baso su quello che ho sentito dire, dove hanno detto praticamente che è una struttura di era moderna, invece in realtà per esempio attraverso lo scritto di Devon Scott potete vedere come sì, sia diventato un po' più moderno e sia stato modificato nel tempo, ma di come anche probabilmente era fin dall'antichità. E poi diciamo che fa... Cioè, il libro continua con tre capitoli che parlano un po' della mitologia fantasy legata al celtismo, ovvero della corte di Re Artù, quindi della figura di Re Artù, di Mago Merlino, come mago effettivamente, quindi un po' più approfondito rispetto alla figura fantastica che spesso troviamo appunto nella leggenda di Re Artù, e del Graal come mito universale. Alla fine ci sono anche dei riferimenti per gruppi neodruidici, e insomma è un libro secondo me carino,
per avere una base riguardo al celtismo, quindi insomma, nel senso, se voi non avete ancora una vostra tradizione, siete affascinati dalla tradizione celtica, secondo me questo è un libro che vale la pena leggere all'inizio perché vi può dare qualche informazione, qualche spunto, qualche stimolo e anche qualche traccia già da adottare proprio a livello tradizionale di questa appunto tradizione. E con questo io ho finito, credo di aver parlato anche abbastanza. Vi ricordo appunto Edizioni L'età dell'acquario, che per essere di questa casa editrice non costa nemmeno tantissimo perché il prezzo appunto, come vi ho detto, è di 14,50 euro, mentre di solito i libri dell'età dell'acquario sono dai 20 euro in su. E Devon Scott è l'autrice. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!